Tutto da rifare per... Zero quinto. Sono due palle, anzi lo erano, perché Agassi passa a condurre per sei giochi. Zero. È comunque rapido nelle... Con un minimo di prudenza Agassi, vedete? Certo che fa camminare il suo avversario in un modo impressionante. Bei tiri, fantastico. Ah, che bravo, fantastico, veramente eccezionale. Deve tenere questo servizio, questo piccolo vantaggio che si è preso. Bobo in attacco. La palla, credo, chi lo sa? 3-2, no, è fuori. Ingannata dallo... la palla sulla riga. Agassi con un minimo di attesa, avete visto? Su due palle un po' listate, poi prende velocità e con questo suo diritto folgorante riesce a portarsi in testa per... Sì, questa è una buona prima palla finalmente. Sono dolori, però la palla è fuori. 30 pari, il nastro. Ah, che bravo, che precisione, che coraggio, che talento. Ragazzi, 2-7 in favore dell'americano, 1-0, un break di vantaggio. Questo ragazzo ha un ritmo affissiante, è pauroso. Set con due palle del 2-0 per Agassi. Eh sì, diritto vincente finalmente. 40-30, ancora una palla del 2-0. Ancora un diritto vincente, 40 pari. Male, però lui pur di spostarlo si gioca da una parte e dall'altra. Cioè non cerca il colpo inferiore, guardate. Che Bobo in fondo tutto sommato col rovescio fa meno male. E cambiare leggermente gli atteggiamenti dei giocatori. È un'ottima volée. Grande qualità. E ancora una da volée, sempre di rovescio, sempre incrociata. Oh, ci è arrivato bene, in modo molto atletico. È stato colpito dalla palla di rimbalzo fino in fondo. Anzi, rabbiosa reazione di Zivojinovic, che compreso l'uso che Agassi gli consenta di fare quel famoso passo avanti. Con il numero 3,
3, 2. Bravo, bravo, il ragazzino americano è coraggiosissimo, si è portato avanti. Una risposta corta che non aveva senso da parte di... Ben giocato, Bobo. Questo è veramente uno scambio coraggioso. I secondi tra un punto e l'altro per lui non contino. Mette a segno un ace, si aggiudica questo importante game, il sesto. E questa è una bella volée. Sì, di mettere a segno una risposta. Sì, ben giocato, 30-15. Solo 0 a 15. Ed ecco Bobo che si riaffaccia da campione. E 0-40, tre palle del 4 pari. Ah, che meraviglia! E questo è incredibile. Non so se è buona o fuori. Dall'applauso sembra che sia buona. Il giudice di linea laterale non... Terzo set. Ed è un 15 per il giovane americano che ha soli 18 anni, ha già giocato in Coppa Davis, vincendo in Perù. Mi hanno detto un match molto ben giocato. Peccato, è partito con ritardo Zivojinovic. Servono due piccoli 15 per realizzare un grande sogno. C'è quest'ultima disperata reazione da parte di Zivojinovic, da 30-0, 30 pari. L'attacco è buono. Ed il lob è fantastico, giocato in corsa, lob liftato, non è un caso, good boy, dice Nick Bollettieri. E Agassi segnala al suo pubblico, sono tutti per lui, uno vuole un punto, un ultimo 15, ecco la sua reazione, vuole un 15, cerca un 15. È il primo momento nel quale si ferma per asciugare il manico delle racchette. Punto per un grande campionato, per un grande risultato, per una ultima speranza da parte di Zivo. Ed è già finita incontro, guardate la gioia di Bollettieri. Il salto di Agassi che conquista il pubblico di New York, guardate con quanto entusiasmo, e qui vale la pena di seguire questi baci, uno showman, un uomo che si inchina come fanno i grandi attori sui palcoscenici, davvero bravo, complimenti Agassi, ti aspettiamo a Roma fra due giorni, dovrai combattere contro Pistolesi. Amici, su queste immagini, come sempre, Lea Pericoli vi ringrazia.
per il vostro ascolto, per aver scelto Tele Monte Carlo, e vi raccomando soprattutto di essere con noi la prossima settimana, ogni sera su TMC Sport. Vi offriremo il meglio dei campionati internazionali d'Italia. Un affettuoso buonanotte a tutti.